Dal 5 maggio al 4 maggio, la salvezza miracolosa e il quarto posto insperato, i 500 di Carrara e i 400 di Pistoia. Due battaglie totali memorabili, lo stesso pubblico appassionato e caloroso. C'è un filo amaranto che collega l'ultimo anno di calcio e che fa ben sperare per il futuro. Per la seconda volta di fila, l'ultima giornata di campionato è dolce come il miele. Arezzo è cambiata, ma non troppo. Ha chiuso il cassetto con i timori per un fallimento incombente, ha aperto quello con le speranze di tornare in Serie B. In mezzo ci sono le peripezie vissute per scollinare l'esercizio provvisorio, saldare la debitoria sportiva, iscriversi al nuovo torneo e ricominciare in un clima di rassicurante normalità. E la foto scattata a bordo campo a Pistoia con Giorgio Lacava e Massimo Anselmi esultanti davanti al settore ospiti potrebbe essere l'istantanea di una ritrovata unità di intenti, in linea con gli abbracci e i sorrisi di un anno fa. Nel frattempo l'Arezzo è la quarta forza del torneo. Soltanto Entella, Piacenza e Pisa, costruite in estate e rinforzate in inverno per puntare alla Serie B, hanno fatto meglio. Gli Amaranto sono davanti a tutti nel campionato dei normali. Ci sono arrivati perché hanno giocato un calcio bello, arioso, spettacolare e oggi, lo possiamo dire con l'avallo dei numeri, anche efficace. I direttori Pieroni e Testini hanno assemblato una rosa con dei valori che i risultati hanno poi messo in bella evidenza. Dal canto il suo staff ha elaborato la fase successiva, amalgamando un gruppo rivoluzionato con diversi debuttanti promossi titolari, dando alla squadra una identità precisa, un'organizzazione di gioco e una stabilità nelle prestazioni che è stata la vera arma in più. L'Arezzo ha perso soltanto 6 volte, non ha mai perso 2 volte di fila, non ha mai perso in casa, ha vinto 7 volte in trasferta, ha segnato 49 gol, quinto attacco e ne ha subiti 32, quarta difesa del girone. E stavolta, a differenza degli anni passati, l'Arezzo ai playoff non ci arriva sulle gambe ma col vento alle spalle, oltre che con una tifoseria che a Pistoia ha portato 407 persone in trasferta. Per adesso soltanto applausi.